Salamone il campionato nazionale ANA di corsa in montagna staffetta, competizione in cui oltre alle attitudini individuali vengono messe in evidenza anche quelle di squadra, ottima l'organizzazione. De Paoli, Pat, Denard, portacolori della sezione ANA Feltre, sono i vincitori del titolo italiano ANA di corsa in montagna staffetta, secondo posto per la sezione di Torino, terzo per la Valtellinese. La Casa degli Alpini a Endine Gaiano da 40 anni è un punto di riferimento per le persone disabili e le loro famiglie. Le giornate degli ospiti trascorrono tra lavoro, orto e tempo libero in compagnia delle penne nere. Sono di Aosta, Pavia e Genova gli istituti vincitori del concorso nazionale Il Milite Non Più Ignoto, indetto dall'associazione. Menzione speciale alla sezione di Padova per l'appassionato e costante lavoro svolto nelle scuole. Penso che il mio sorriso possa bastare per dimostrare l'enorme soddisfazione complessiva di questi due giorni. È soddisfatto Stefano Mariek, presidente della sezione ANA di Feltre, sezione che non solo ha organizzato a Lamoni il 43esimo campionato nazionale ANA di corsa in montagna a staffetta, ma l'ha pure vinto, a distanza di 35 anni da quando Feltre già ospitò il medesimo campionato. Gli alpini sono tornati nell'anno del centenario dell'associazione in quel territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Questo è l'anno del centenario della nostra associazione e quindi volevamo fare una bella figura da questo punto di vista qua, ma volevamo soprattutto, come lei ha detto, collegare la nostra associazione, la nostra sezione con il nostro territorio, quindi abbiamo coinvolto e abbiamo avuto una collaborazione strettissima e encomiabile da parte dell'amministrazione comunale di Feltre e da parte dell'amministrazione comunale di Lamon. Chiaro, ufficialmente aperto il 43esimo campionato nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini di corsa in montagna a staffetta. Una corsa in montagna a staffetta in cui giovani e meno giovani si sono confrontati, uniti nella fatica che lo sport comporta e nella soddisfazione di arrivare al traguardo, come accadrà nei prossimi due campionati in programma, la marcia di regolarità a settembre in Sicilia e la corsa individuale in montagna ad ottobre in Piemonte. È un campionato che porterà tanta gente in Sicilia, abbiamo delle voci di corridoio, chiamiamole così, o radionaia, che ci dice che tante sezioni portano giù tanta gente. Quindi sarà un altro campionato importante, un campionato che riuscirà, ma non da meno a Intra, quindi a Verbania, la corsa individuale. Quindi questi sono per completare l'anno di quest'anno. A novembre faremo l'assemblea dei responsabili sportivi che verrà fatta a Vercelli, quindi abbiamo già scelto la location e dopo abbiamo già assegnato i campionati del 2020. 2020 che inizierà con le alpiniadi invernali a febbraio in Valle d'Aosta. Questo sarà un impegno per noi, ma anche per la sezione di Aosta, molto importante, perché alpiniadi sono, vuol dire raggruppare i tre campionati della neve più un campionato, diciamo così, di più ludico in quattro giorni, con apertura e chiusura come fossero delle vere olimpiadi, quindi questo sarà un impegno abbastanza importante. De Paoli, Pat, Denard, portacolori della sezione ANA Feltre, si sono aggiudicati il 43esimo campionato nazionale ANA di corsa in montagna staffetta, partenza in linea con il via e l'arrivo in piazza 3 novembre a Lamon, 7,5 km per ogni frazione, un dislivello di 250 metri, una gara non semplice iniziata con un ritardo della squadra vincitrice nell'arrivo al traguardo del primo frazionista di 3 minuti e 7 secondi su di gioia della sezione ANA Torino e poi via via il recupero fino alla conquista in casa del titolo italiano. Io corro generalmente più su strada, in pianura, e questa qui è una gara veramente tosta, l'abbiamo provata anche nelle settimane scorse e comunque è una gara, è quella che non molla mai, ha sempre una salita, una discesa, una salita, una discesa, ma non c'è mai entrato di pianura dove puoi recuperare, tu parti dall'inizio e non recuperi mai. E poi ti trovi alla fine con questa salita vertiginosa dopo il bellissimo ponte romano che ti porta fino su alle scalinate e poi scendere giù, ma lì proprio non ce n'è più, è veramente dura, impegnativa, e complimenti ai miei compagni di squadra che hanno fatto un garone, ma non lo sapevo che lo facevano. Io sono arrivato stremato
perché un avversario oggi è stato sicuramente il Gran Caldo, e immagino per tutti. E comunque due volte secondo, questa volta abbiamo centrato l'obiettivo che siamo prefissati quest'anno, devo dire la verità. L'onore di alzare le braccia al cielo a Gabriele De Narda, che con il suo arrivo ha fermato il cronometro ad 1:41:10. Il terzo partizionista ha l'onore di alzare le braccia al cielo, ma i miei compagni erano sul percorso e quando ho visto che mai avevamo vinto gli ho detto venite all'arrivo che arriviamo tutti e tre assieme, perché è bello che la foto all'arrivo sia tutti e tre in prima pagina, diciamo, ecco. Niente, siamo stati tutti e tre bravi, Livio il lancio, Pat ha mantenuto bene, anzi ha recuperato posizioni, io ho finalizzato, ho tirato fino a metà percorso finché ho preso il primo concorrente e poi ho risparmiato un po' le energie perché l'ultimo pezzo, l'ultima salita era veramente dura questo caldo. Poi dopo se andiamo a vedere i tempi, quelli non c'entrano, si poteva fare un po' meno, però basta vincere per un secondo, non serve stravincere, quindi va bene così. Secondo gradino del podio per la sezione di Torino con Di Gioia, Stella e Viceconte. Medaglia di bronzo per la sezione valtellinese con Bagiotti, Pedroncelli e Lerda. Se cercate dove abita la generosità degli alpini, trovate la casa Endine Gaiano in provincia di Bergamo. Qui è attiva da più di 40 anni una struttura che accoglie e ospita persone disabili e portatrici di handicap. Felice intuizione dell'indimenticabile presidente Leonardo Caprioli, che nel 1974 diede il via alla ristrutturazione di una vecchia caserma dei carabinieri, mettendola a disposizione in appena 2 anni dei bisogni del territorio. Rappresenta praticamente tutto l'essere alpino dei bergamaschi. Questa struttura è nata come rivoluzione dell'essere alpino. Prima, certo, c'era il ricordo, c'era la costruzione dei monumenti, delle chiese, sempre in ricordo di chi era andato avanti, dei caduti, dei dispersi in Russia. Caprioli, Nardo Caprioli, il nostro presidente, ha avuto quest'idea, l'idea di creare una struttura, di formare una struttura per il benessere della gente, e credo che abbia centrato l'obiettivo. Dal 1980 la Casa degli Alpini di Endine è gestita dalla Onlus La Nostra Famiglia, avviata dal beato Don Luigi Monza. Sulle sponde del lago di Endine sono oggi accolti 19 ospiti, sia in regime residenziale che diurno. La missione della nostra famiglia è quella di tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone delle quali ci occupiamo. Sul porto degli Alpini è molto importante, sono proprio degli amici e ci fanno sentire e siamo come una grande famiglia. La struttura dispone di un laboratorio di assemblaggio dove gli ospiti possono operare in un contesto lavorativo protetto e da qualche anno può contare anche su un orto realizzato in un terreno messo a disposizione dal comune di Monasterolo del Castello. Per loro è certamente un'occasione di svago, un diversivo dalle attività che fanno tutti i giorni, e vengono, quelli che possono venire vengono volentieri. Qui stanno un paio d'ore e ci dedichiamo un po' alla cura, alle semine, ai trapianti, a queste attività. Loro vengono sicuramente volentieri. Gli alpini dei paesi vicini sono sempre pronti a supportare il gruppo di Endine Gaiano, ma si può tranquillamente affermare che l'intera sezione di Bergamo continua a farsi carico della struttura. Da quando il presidentissimo per noi Caprioli ha voluto dedicare l'impegno per questa casa e soprattutto per questi ragazzi, è scattata una molla all'interno degli alpini. Quindi, come dicevo prima, per noi questa è la casa degli alpini, è la casa di Endine. È giunto al termine il concorso rivolto alle scuole di tutta Italia, di ogni ordine e grado, denominato il Milite Non Più Ignoto, ideato dall'Associazione Nazionale Alpini con il patrocinio del Ministero della Difesa. Un progetto che l'ANA ha proposto nel corso degli anni del centenario della Prima Guerra Mondiale, invitando docenti e studenti a contribuire alla ricostruzione di un racconto collettivo di quel conflitto attraverso un lavoro di ricerca, un viaggio nel tempo tramite il recupero dei dati e delle informazioni, dei nomi incisi sui monumenti e i caduti, in modo da riportare alla luce il contesto umano, storico e culturale che ha caratterizzato quel periodo. Obiettivo centrato, visto quanto dichiarato da coloro che hanno preso parte al concorso.
percorso. Sicuramente è stato un onore per noi venire a contatto con questa realtà che, seppur apparentemente distante, c'è una sorta di parallelismo tra i ragazzi di un tempo e i ragazzi di oggi. E in fondo siamo circondati dalla storia, come diciamo appunto nel nostro elaborato, la nostra stessa scuola, le vie della nostra città sono un continuo ritorno al passato e quindi diciamo che l'occasione che ci è stata fornita da questo concorso è stato un modo per approcciare o comunque dare un nome appunto a quello che viene definito il Milite non più ignoto. È stata una opportunità per farci delle domande che probabilmente forse non ci saremmo fatti durante il nostro percorso scolastico, perché magari appunto è una realtà che i giovani d'oggi non riescono a toccare con mano, circondati dalla tecnologia, dal virtuale. Andare invece a cercare le radici, cercare i nomi di queste persone ci ha aiutato a metterci in contatto anche con la storia comunque del nostro paese. I vincitori del concorso sono stati premiati con una somma in denaro di 1.000 euro ciascuno. Sono la scuola primaria Cerlone di San Pierre in provincia di Aosta, l'istituto comprensivo di Voghera in provincia di Pavia, il liceo classico Andrea Doria di Genova. Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale ha conferito una menzione speciale alla sezione di Padova per l'appassionato e costante lavoro svolto dalla Commissione Centro Studi Sezionale nelle scuole della città e della provincia.